e Fanfani assisteranno a Roma col capo della polizia Pavone e il generale Galli alla parata per la festa del corpo Guardie di Pubblica Sicurezza. Di anno in anno questa giornata dimostra un progresso. Pella è salutato dagli addetti militari stranieri. Oggi la bandiera del corpo sarà insignita di medaglia d'oro per l'opera prestata nel Polesine. I rappresentanti delle due camere possono testimoniare che la nazione è lieta dell'altissimo riconoscimento. Stanno passando le guardie cinofile e quelle di mare, poi sfileranno con sci a spalla le guardie di frontiera terrestre. Le specialità del corpo mostrano come esso si adegui a sempre più complesse prestazioni. Accanto ai classici reparti a cavallo, le veloci e protette automobili della polizia giudiziaria, a cui dobbiamo la confortante diminuzione della delinquenza, e i reparti mobili con le loro potenti unità blindate, assicurando l'ordine, difendono la libertà delle opinioni. Il plauso comune di fronte a questa rassegna è espresso in un telegramma del presidente Einaudi, a nome del paese che non ignora la generosa opera prodigata ogni giorno e ogni ora dalle guardie di pubblica sicurezza al servizio della pace. E il plauso infatti si riverbera in tutte le città. A Milano, dove la sfilata di grandiosa imponenza militare si svolge davanti al prefetto Cappa. Salutiamo qui la polizia stradale che agevola e rassicura la circolazione sempre più intensa. La modernità dei mezzi corrisponde alla salda disciplina degli uomini. A Padova, motori e fanfara aprono la parata con gioiosa marzialità. Ne ammirano l'efficienza il prefetto e le autorità. La festeggiano i cittadini. Ed è testimonianza cara a questi soldati dell'ordine che sentono di essersi non solo meritati, ma conquistati l'affetto della nazione. A Torino il viceprefetto e il colonnello ispettore passano la rivista sulla piazza donde partirono i primi soldati del Risorgimento. E le ricompense al valore consegnate dal comandante del territorio sono quasi tutte per azioni di guerra. Anche una medaglia alla memoria, onor militare della pubblica sicurezza.